Carissima donna Concetta. Carlo Marchesino. Mi dispiace che ci trovate di questa maniera. Per voi questa è una stalla. Anzi no, che dico, questa è una rimessa. E chi si ociuccia? Accomodatevi. Grazie. Il papà, il marchese, come sta? Sta bene? Non c'è male, grazie. Ma sempre appesa tutto dalle ballerine? Sempre, sempre. E poi con me fa le sue... Già, mi ricordo. Noi vi presento un amico mio, Felice Sosciamucca. Tanto piacere. Fortunato, è pronto sempre a servirvi a parte sempre. Grazie, grazie. Quando io veniva a un'idea che sarà statuto, o padre è stato giovine, era un padrone di casa mia. Che perle signore, che nobilone! E mamma la marchesa morì, non è vero? Sicuro, sono 4 anni. Morì la marchesa, per lì. A me che me la prego. E signorona, era una dama. Dunque, marchesi, ma che vuol dire questa visita? A che cosa devo la vostra venuta? Si tratta di un gran favore che solamente voi e vostra moglie vi potete fare. Io e mia moglie. Felici, chi se stai trovando qualche cosa di denaro? Oh, sei diretto bene. Parlate. Ma non so se davanti al signore... Signore, ma che si potete parlare liberamente, perché Felice è più che un amico e un fratello. Posso fidarmi? Aspetta, Felice, ma fidatevi pure. Io non mi fido più la famma. Dovete sapere che io ho pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semolone, detto Fritto Misto, perché è stato cuoco fino a 3 anni fa. Poi è ereditato tutti i beni al suo padrone e oggi si fa dare dell'eccellenza, ma non sa né leggere né scrivere. Vuole fare il nobile. Vuole fare il nobile e non sa né leggere né scrivere. Tiene un angelo di figlia, la quale fin da bambina fece studiare il ballo. E ora è scritturata al Teatro San Carlo come prima ballerina. Essa. Ma essa però non è contenta del suo attuale. Mi ama veramente e vorrebbe essere mia. Oh, e il padre si oppone. Il padre strepone. Il padre si oppone. Avevo capito, il padre strepone. No, vi dirò. Il padre vuole maritarla, ma dice che deve sposare un nobile. Beh, scusate, qui non si dà nobile, ma sì, che... ma l'indotto, sapete qual è? E che i miei parenti non acconsentiranno mai a questo matrimonio. Ma allora scusate, Marchese, non ne ho padre da figlio, ma sono i parenti vostri. Sicuro, ma ecco qua. Io gli ho detto che ci facesse sposare. E quando tutto è fatto, mio padre si persuaderà e saremo felici. Questo non lo vuol fare neanche. Allora metterete piede in casa mia, quando porterete qui vostro padre il Marchese, qua vostro padre il Marchese e vostra zia la Contessa. Ah! Nata signorona! E vostro zio il principe di casa. Ah! Nato nobilone! Tu sei un cercato Ora scusatemi, cosa posso fare io, povero giovane? Posso andare da mio padre, mio zio e mia zia e dir loro: venite in casa di Gaetano Semolone, l'ex cuoco, a parlare del mio matrimonio, ma con la figlia di una ballerina? Ditemi voi se io lo posso fare. No, è impossibile, Marchesi, è impossibile. Chi li sa crema la nobiltà? Proprio delle coppa! E coppa nobiltà! E come noi, ma noi siamo chi le sotto, i sotto la miseria. Scusate, come vi regolate? Io avevo risoluto di non pensarci più, ma che volete? Io amo troppo Gemma, e sento che non posso dimenticarla facilmente. E che volete fare? Voi solo, amico mio, voi solo mi potete aiutare. Ma in che modo, scusate? Voi dovete diventare il marchese Ottavio Favetti. Io padre. Voi la contessa del Ferro, mia zia. E qualche vostro amico, il signore ad esempio. Mio zio, il principe di casa. Marchese, ma voi che dici? Mi sto combinando che in questa maniera faccio un principe di casa nuova. Marchesi, ma scusate, ma com'è possibile che noi... Sì, voi! E dove trovate di meglio? Faremo una bella finzione. Io stesso vi presenterò in casa di Gemma. Marchesi, scusate, ma qua non bisogna portare. Voi vi trovate accecato dall'amore, non badate alle conseguenze.
Qui bisogna ben ponderare la cosa, questa mica è una pazienza. Se chilla, se una donna, e ci fanno mazziatori, noi a dove ci siamo a cagnare? A questo non ci pensate nemmeno. Io conosco il tipo, il padre di Gemma è un asino, e quando crederà di avere in casa sua una famiglia tanto nobile, per la troppa gioia non comprenderà più niente. E io avrò tutto il tempo di riuscire nel mio scopo. Allora va bene. E chi sono? Chi sono? Mio padre, il marchese Ottavio Favetti. Io so Favetta! E io marchese chi sono? Mio zio, il principe di casa. Oh. E io chi sono? Mia zia, la contessa del Ferro. Papà, e io non sono niente! Oh, è vero, marchese, e io a mia figlia, D'Arest. Aspettate, mia zia ha una figlia. Mia cugina. Ebbene, verrà anche lei e sarà la contessina del Ferro. Che bella cosa, che bella cosa! Signora contessa! Signorina contessina! Ma quello che vi raccomando però, aria di nobiltà, al bacio! Io poi domani mattina verrò e vi darò altre istruzioni. Va bene. Se farete bene le vostre parti, saprò ricompensarvi. E poi là, Marchese, Don Pasquale, mangerete, berrete, ad esempio a colazione, omelette, cotolette, formaggi, a pranzo poi, maccheroni, ragù, patatine, pesce, polli, dolci, fumi. Marchese, voi a così facete perdere un padre e famiglia, guardate qua. Perché? E non lo vedete che l'ha già sta mangiando. La starete allegramente e chissà per quanti giorni. Che dici? Che dici, Nefeli? Ma che potremmo avere chi viene ammazziato? E dove dobbiamo andare? Molto lungi? Non tanto. Ecco il suo indirizzo. Cavaliere Gaetano Sembolo. Ah, è cavaliere. Ma che cavaliere? È un titolo che si è dato lui stesso. Riviera di Chiaia, 155 primo piano nobile. Oh Marchesi, un'altra cosa, è là con mamma e mamma di lui. Mi si combina di questa maniera. Oh, si capisce, no, non mi ha messo un biglietto. Ma che tu pensa a te? Oh, si capisce, penserò tutto io. Domani mattina verrò con tutto quello che occorre. Va bene allora, Marchesi, va bene. Ma scusate, Marchesi, ma noi una volta arrivati là, che cosa dobbiamo dire? Lo saprete domani. Per ora lasciatemi andare, vado a scrivere una lettera a Gemma per prevenirla di tutto. E vi ringrazio di cuore del gran favore che mi state facendo. Ma voi siete il padrone del mio sangue, del sangue di mia moglie, del sangue di mia figlia, del sangue di porca! Scusate, Marchesi, quando vedete una cosa, parlate. Questo signore che deve essere il principe di Casador, vostro zio, e non vi ha detto che tiene una moglie, la quale sono io, ma l'avrebbe buttato da me, non vi pare? Mi dispiace mia cara, ma non è possibile, saremmo troppi. E poi mia zia, la principessa di Casador, si trova gravemente ammalata. E tutti lo sanno, malattia di petto, è un anno che non esce di casa. Ma no signore Marchesi, che la pazziate, balla a te, se un marchesino poteva l'avrei fatto venire pure a te, non credo. Noi non vogliamo distogliervi da quello che avete stabilito. Assolutamente. Dunque, arrivederci a domani, carissimo Don Pasquale. Caro marchesino, e di nuovo grazie. Niente, grazie. Niente, grazie. Niente.